Presidente Marsiglio, 7 comuni della costa teramana da competitor, la sfida è un po' quella da trasformare da competitor in alleati. È la sfida che bisogna fare, la maniera per poterla vincere questa partita, perché in Abruzzo non si compete tra un comune e l'altro, si compete tra l'Abruzzo e il resto del mondo, neanche solo dell'Italia. Nel villaggio globale essere troppo piccoli e frazionati non porta a nessun risultato, la debolezza dell'Abruzzo è questa. Io continuo a combattere questa campagna contro il frazionismo e il campanilismo deteriore che ha messo in condizioni di inferiorità la nostra terra, e vedere che questo appello viene raccolto in maniera concreta e fattiva da 7 amministrazioni comunali, peraltro di colori politici diverse tra loro, che si uniscono per rendere più forte il loro marchio e sfruttare con intelligenza il connubio felice che in Abruzzo c'è tra il mare e la montagna, questa immagine del gigante che dorme e che guarda il mare e che, diciamo, l'effetto stupore che prende chiunque abbia visto per la prima volta nella vita, capita per la prima volta sulla costa teramana, non può non rimanere colpito da questo effetto. Proveremo a raccontarlo al mondo portando questo marchio nelle fiere turistiche nazionali e internazionali, come stiamo già facendo con tanti altri luoghi dell'Abruzzo. Siamo sicuri che questa alleanza territoriale tra i 7 comuni della costa teramana aiuterà a far crescere il turismo non soltanto sulla costa, perché l'offerta si rivolge anche all'entroterra. Non esiste più il villeggiante che sta un mese fermo dentro un albergo e su un solo fazzoletto fermo sotto l'ombrellone del proprio stabilimento. C'è un turismo che oggi si muove molto di più, va in cerca di esperienze, di conoscenza, di curiosità, e questa offerta naturalmente arricchisce la possibilità di soddisfare questo nuovo modo di fare turismo. Ecco, turismo è anche difesa della costa, la regione ha messo in piedi un progetto forse mai come ora, 100 milioni di euro complessivi. 30 milioni già spesi nella precedente legislatura, oltre 70 pronti, alcuni cantieri sono già sul piede di partenza nel nuovo ciclo di programmazione dei fondi di coesione. Un impegno massiccio e importante che dimostra come la regione abbia dato priorità al tema della difesa della costa dall'erosione marina, che significa difendere intanto l'infrastruttura di base, cioè le spiagge che permettono al turismo e all'economia di volare, oltre che a tanti altri significati. È un impegno molto importante, credo che già dalla prossima stagione estiva cominceremo a vedere i primi risultati, perché i primi cantieri, come detto, sono già all'opera e già cominceranno a vedersi le scogliere, i ripascimenti, insomma tutte le opere di difesa della costa che serviranno a mettere in sicurezza anche questo asset fondamentale.